Ok, allora preliminarmente, come sempre, vi ringrazio per questa opportunità che mi offrite di comunicare con i cittadini che vogliono essere aggiornati sui principali eventi della vita politica e amministrativa della nostra città, sulle problematiche sociali in genere. Particolare attenzione la vorrei dedicare solo a due punti, senza dilungarci molto. Sulla carta stampata in questi giorni si è aperta una polemica, chiamiamola così, ma polemica non è. Io, dopo aver rilevato da un articolo della Repubblica il problema relativo a un bando per la procreazione assistita per l'ospedale di Nardò, sulla figura del biologo e sulle probabili cifre che in base a questo bando dovrebbe percepire, chiaramente ho avuto un po' qualcosa da osservare. Per questo mi sono dovuto poi sorbire le invettive di chi, non avendo gradito le mie riflessioni e le mie considerazioni sull'argomento, ha ritenuto anche offensivamente, non verso me, ma verso tutti i cittadini in genere, affermare pubblicamente che tra 5 mesi Giovanni Siciliano non avrà più il ruolo di consigliere provinciale e quindi non potrà più parlare da cittadino semplice. Ma io credo che tutti i cittadini abbiano diritto di dire ciò che vedono e ciò che pensano. Io, caratterialmente, a maggior motivo, quando finirò il mio ruolo di consigliere provinciale, forse lo sarò ancor più attento ed integerrimo sulle problematiche. Quindi tranquillizzo chi immaginava di azzittirmi o di sentirmi tranquillo e sereno facendo finta di non vedere, di non sentire, di non guardare, lo farò ancor di più da libero cittadino. Dicevamo, centro di procreazione assistita. Vorrei intanto chiarire con la signora Patrizia Leone, presidente dell'associazione Raggiungendo un Sogno Onlus, chiarire un fatto che le sta particolarmente a cuore da quello che è stato il suo comunicato. Signora, io la tranquillizzo, io sono tra coloro che ritengono che il centro di procreazione assistita di Nardò debba esistere, anzi debba essere possibilmente rafforzato. Fermo restando però che in questi giorni colgo le problematiche che in altri settori dell'ex ospedale ci sono, cioè quella dell'esistenza del mammografo che non funziona e quindi credo che sia una priorità alla quale il direttore generale debba. Sull'argomento del centro di procreazione assistita ho avuto anche delle conversazioni telefoniche e degli incontri con funzionari e medici, senza stare qui a fare i nomi. Ma preannuncio già anche un incontro con il direttore generale che mi è stato fissato per giovedì alle 17:30. Direttore generale che ritengo, avendo letto il comunicato sull'argomento, abbia rilevato delle giuste osservazioni. Qual è il problema? In tutti i centri d'Italia, al biologo che cura la programmazione assistita, vanno riconosciuti 38.000 euro lordi. Perché a Nardò si deve immaginare, o per Nardò, per il centro di Nardò si deve immaginare un bando che invece prevede la corresponsione di 150.000 euro annui per 3 anni più aggiunzioni varie, quindi arriviamo a 541.000 euro in 3 anni. Io credo che sia una cifra allucinante per quella che è la reale. Oltretutto, dico, basterebbe soltanto corrispondere allo specialista in questione, a quello che sarà il vincitore del bando, i 38.000 euro lordi, che sono 2.500 euro al mese, quindi più che sufficienti. Nascono tanti dubbi. Allora, secondo me il bando è da ritirare, e questo l'ho chiesto con forza al presidente della Regione Puglia attraverso un'interrogazione che farà il consigliere Blasi in questa settimana. E nell'incontro che ho incontrato anche dei funzionari del distretto sociosanitario di Nardò che hanno ritenuto di trovare giusto ciò che ho osservato. Alla signora Patrizia Leone la tranquillizzo ancora una volta, lei con la sua associazione svolge una nobile causa e quindi insieme a lei e a tutti coloro che la pensano come lei e come me, io voglio che questo centro funzioni al meglio. Ma ritengo anche doveroso dover immaginare che vadano riviste alcune cose per quelli che sono gli importi che poi vorranno esserci. Come è nato il problema? Il problema è nato perché alcune persone di Nardò che hanno dei figli laureati in biologia mi chiedevano se ero a conoscenza di un bando che ci doveva essere o c'era già stato. Non ne ero a conoscenza. Dopo un po' di giorni dall'essere stato coinvolto in queste, ho letto sulla Repubblica, ed esattamente la Repubblica di giorno 16 febbraio, e questa pubblica denuncia. L'ho fatta mia, l'ho esaminata e ho riscontrato che condivido pienamente quello che nella Repubblica c'era scritto. Quindi, in sostanza, Giovanni Siciliano e credo tutti quanti noi a Nardò, certo,
delle verifiche vanno fatte, si parla di 271 interventi di procreazione assistita solo nel 2013. Sarebbe interessante vedere quanti di questi 271 interventi sono andati a lieto fine, perché anche questo è un dato importante. E poi, non lo so se si può fare, ho proposto per iscritto, però non so se è possibile farlo, che al di là dei 38.000 euro, la cifra per arrivare ai 150, ai 541 anni venga destinata a quelle coppie che non hanno la possibilità di effettuare la procreazione assistita a pagamento, che costa ben 900 euro, delle quali 400 dovrebbero andare alle casse della regione, quindi della ASL, e 500 all'equipe o al biologo, eccetera. Questo è assurdo. Da questo ne viene fuori che se il biologo, per assurdo, dovesse dire, insomma, che bisogna fare tale procedimento, insomma, potrebbe farlo liberamente a questo punto. Potrebbe farlo liberamente, non è necessario, oppure si fa un concorso a tempo indeterminato, si becca lo stipendio che deve essere corrisposto in base a livello. Ma c'è un'incongruenza nel fatto che se il biologo, voglio dire, è lui a decidere se si deve o meno fare, ed è lui stesso, voglio dire, che no. Hai ragione, ci sono tante piccole sfaccettature che vanno analizzate. E oltretutto, diciamo, un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi sicuramente. Oltretutto c'è una grave offesa a tutti i medici che operano nella struttura ospedaliera di Nardò, che quelle cifre le sognano. Qui, parlando di 541.000 euro in tre anni, quindi 150, un professionista arriva a prendere quanto prende il direttore generale di un'intera ASL, che deve curare le problematiche di tutte le strutture dell'ASL. Quindi in sostanza non è una cosa da poter ritenere. Lotterò insieme ad altri, eccetera, perché venga ritirato questo bando e rivisto per quelle che sono le cifre giuste, eccetera. L'altro aspetto che vorrei curare in breve è questo, e mi viene spontaneo dopo aver ascoltato i discorsi che ha fatto ieri Renzi per l'insediamento nel ruolo di Presidente del Consiglio, che ha fatto al Senato, passerà alla Camera, ha fatto un discorso lungo, molto articolato, tanto lungo che in alcuni momenti forse era difficile seguirlo e quindi comprenderlo, ma mi è piaciuto moltissimo in due passaggi. Per tentare di salvare il Paese bisogna fare due cose: lasciare a casa tutti quei ministri che durante il governo Letta non erano riusciti a concludere granché, qualcuno che ha ben operato riproporlo in un ruolo diverso, cioè con una rimodulazione delle deleghe, e mettere a posto l'apparato dei dirigenti, l'apparato della burocrazia. Mi ha riempito di gioia questa affermazione di Renzi, perché io ho sempre sostenuto che forse, spesso e volentieri, la burocrazia detta le linee guida, che poi non sono quelle programmatiche fatte dall'amministrazione che si insiede per governare la città. E allora un invito pubblico al sindaco: le difficoltà che Nardò sta attraversando sono tantissime, sei in fase di rimpasto, hai problemi di carattere politico ed amministrativo. Di quelli di carattere politico mi interessa poco, perché delle varie problematiche che non stanno riuscendo a portare a Nardò un segretario cittadino che si è dovuto procedere slittamente, cioè, poco mi interessa della mia città. Io ho preso le distanze da questa amministrazione e lo ribadisco. Guardo con attenzione a questo momento di rimodulazione, di ridistribuzione delle deleghe. Se cambiare deve essere solo un cambiamento apparente, giusto per far capire che si sta cambiando qualcosa ma per poi non cambiare nulla, allora meglio lasciar perdere, meglio andare a giudizio dei cittadini di nuovo. Ma se cambiamento deve essere un cambiamento totale, un cambiamento totale che preveda la rimodulazione delle deleghe per chi ci rimane, perché se l'amico che mi sta di fronte, in questo caso Carmine o Giovanni, non hanno ben operato in un settore però hanno delle doti, mettiamoli in altri settori. Mentre se ci sono quelli che non hanno operato, poi c'è un quadro politico nuovo, è cambiato da quando l'amministrazione si è insediata ad oggi, è cambiato il quadro politico, sono cambiate le composizioni politiche, quindi va assolutamente tenuto conto di tutto ciò per vedere se si riesce a fare in tempo a prendere atto dell'esistenza di quel famoso programma che analizziamo e vedere quelle linee guida. Questo è proprio un appello che da cittadino di Nardò, non da consigliere provinciale. Io mi spoglio dei miei panni, anche perché non ce li ha cuciti addosso il Padre Eterno e quindi sono a tempo, mi spoglio da cittadino di Nardò,
lancio questo appello e da cittadino di Nardò continuerò con costanza, con perseveranza, con intransigenza a denunciare pubblicamente tutte le cose che non riesco a condividere. Grazie.